Buonasera a tutti i telespettatori di Quarto Canale. Ci avviciniamo velocemente alle elezioni comunali del 26 e 27 maggio. Anche Qualiano andrà alle urne per eleggere un nuovo sindaco. E uno dei candidati a sindaco, sicuramente l'ha già confermato in più di occasione, Salvatore Onofro, che concorrerà alla carica di primo cittadino per il centrodestra dopo aver governato gli ultimi 4-5 anni in questa amministrazione. Un minimo di cronistoria, sindaco. Lei è stato eletto in piena emergenza rifiuti, quindi con grosse difficoltà, soprattutto finanziarie in quel momento, per la raccolta dei rifiuti. Tengo a precisare che gli avversari di quel tempo avevano nel comune programma la dichiarazione di dissesto finanziario, cioè tutti i miei avversari politici ponevano al primo punto del loro programma elettorale la dichiarazione di dissesto finanziario. Io non so dei vostri telespettatori chi conosce le conseguenze del dissesto finanziario, che sono essenzialmente l'aumento al limite di tutte le aliquote. Noi ci siamo rimboccati le maniche affrontando l'emergenza rifiuti immediatamente dopo, facendo una raccolta differenziata porta a porta che oggi ci consente di avere circa il 40% di rifiuti differenziati. Ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo tenuto i conti in ordine per tutti e cinque gli anni e siamo l'unico paese in Italia, quindi non in Campania, che da 5 anni, dopo aver evitato il dissesto finanziario al comune di Qualiano, non ha aumentato nulla, incominciando dalla TARSU, dalla TOSAP, dall'IMU che abbiamo tenuto per i livelli minimi. Addirittura i blocchetti della mensa scolastica hanno lo stesso prezzo di quelli di 5 anni fa. Quindi, mentre l'Italia è andata, tra virgolette, a rotoli, a Qualiano la pressione fiscale è rimasta la stessa. Questo ci consente di avere un primato in Italia come unico paese d'Italia che non ha aumentato una sola aliquota in 5 anni. Abbiamo affrontato difficoltà enormi, perché il comune di Qualiano si trovava in grosse difficoltà finanziarie. Basti pensare che dopo pochi mesi abbiamo dovuto pagare 1.870.000 euro per il cosiddetto mutuo catenacci, risalente a soldi che non sono stati pagati per lo sversamento dei rifiuti a discarica dal 2003 al 2007. Quindi abbiamo incominciato con queste grandissime difficoltà. Sindaco, è proprio in questi giorni, parlando di raccolte differenziate, quindi parlando della raccolta dei rifiuti, un altro importante progetto sta per essere portato a compimento, cioè l'Isola della Legalità. Ci spieghi brevemente che cosa consiste? È un progetto che va avanti da 3 anni e mezzo, quando siamo stati ammessi al finanziamento per 2 milioni e 200 mila euro per l'Isola della Legalità, che ha occupato un bene sequestrato alla famiglia Rea, quindi un bene risalente a famiglie camorristiche, dove abbiamo costruito un progetto molto bello di un'isola ecologica di circa 6.000 metri, che è appunto quello che vediamo su questa tavola, e una depositeria giudiziaria che sarà sicuramente gestita dall'Associazione Libera. Associazione Libera che fa capo a Don Tonino Valmese, che rappresenta veramente una eccellenza per tutta la Campania. Contiamo di portarla a gara tra pochissimi giorni. Oggi si è tenuta in queste ore l'ultima conferenza dei servizi che ha visto coinvolti tutti gli enti, regione, province, vigili del fuoco, ARPAC, in modo tale da poter dare il via libera alla partenza della gara, che rappresenterà una possibilità di occupazione per quelle classi più deboli, e mi riferisco alla depositeria giudiziaria, per quelle classi più deboli che hanno necessità di trovare qualche occupazione. Sindaco, i cittadini però quello che chiedono ad un'amministrazione comunale sono le cose qualche volta molto semplici, cioè si parla di illuminazione delle strade, si parla di giardini pubblici dove le mamme con i bambini possono andare a trascorrere qualche ora in allegria, si parla di viabilità, soprattutto della pavimentazione delle strade.
Ora parliamo, lei in questi anni ha trovato una situazione, come diceva prima, quasi di dissesto finanziario, quindi ha dovuto penare non poco per trovare dei fondi per rimettere in sesto le strade cittadine. Ultimamente ne sono state asfaltate diverse. Sicuramente è sempre poco quello che si fa di fronte alla richiesta. Noi abbiamo trovato un asse di grande viabilità in completo abbandono, 2 chilometri di strada dove abbiamo trovato 2 milioni di copertoni, 2 milioni di copertoni. Abbiamo avuto anche la visita di Striscia la Notizia. Dopo pochi giorni dalla mia elezione abbiamo preso un impegno e l'abbiamo mantenuto. Quest'asse della grande viabilità è stato rimesso in pristino, ripulito. Oggi purtroppo tengo presente che nonostante gli innumerevoli sforzi che abbiamo compiuto con telecamere di videosorveglianza, telecamere mobili, abbiamo fatto tantissime multe da 600 euro rovistando nei sacchetti per poter determinare il contravventore, nonostante questo fra pochi giorni faremo un'operazione nuova di bonifica per riportarla alla pulizia, tutte le periferie, tutte le periferie. L'asse di grande viabilità è stato riaperto dopo tantissimi anni, è stato rimesso in pristino così come le principali arterie comunali, le principali arterie. È chiaro che ci sono delle periferie dove bisogna intervenire, contavamo su un finanziamento di 3 milioni di euro che è quello delle compensazioni ambientali che ha ritardato di molto perché Qualiano è riuscito ad ottenere questo finanziamento pure non avendo discariche sul proprio territorio perché documentammo allora al Presidente del Consiglio che pur non avendo discariche sul territorio avevamo diritto alle compensazioni perché il nostro territorio in realtà si trova nella cosiddetta terra dei fuochi dove ci sono tantissime discariche vicinissime ma non propriamente sul territorio. Abbiamo avuto accesso a questi finanziamenti che sono ancora in corso e che ci sono stati attribuiti. Il problema è che così come si soffre di una mancanza di liquidità nelle casse comunali avviene a tutti i livelli. Tengo a precisare che durante il mio mandato abbiamo avuto una decurtazione delle entrate erariali di circa 1,5 milioni di euro. Voi capirete che un comune che deve riprendersi, un comune che deve rimettersi in piedi, che deve pagare innumerevoli debiti, avere quest'ulteriore mannaia di defalcazione di 1,5 milioni euro in 2 anni significa veramente stare alle strette per tutto quanto riguarda i servizi essenziali. A proposito di servizi, ne parlavamo l'altro giorno, la cosiddetta via di Candida pare si stia avviando a soluzione questo problema che per i cittadini quella strada di collegamento era una strada che evitava il traffico cittadino. La via di Candida, cosiddetta, l'ho detto appunto in un'intervista precedente, non era decretata come strada. Ci siamo anche in questo caso rimboccate le maniche, abbiamo chiesto ed ottenuto un sopralluogo da parte della Regione Campania che è avvenuta pochi giorni fa perché abbiamo commissionato le verifiche per la carrabilità del cassone, una volta avuto queste verifiche, che ha determinato che il cassone che è sottoposto alla famosa via di Candida è carrabile non ai mezzi pesanti, abbiamo bisogno del decreto concessorio della regione che autorizza al transito. Contiamo di averlo non per questa fine settimana, ma la prossima settimana in modo tale da poter fare i lavori necessari in brevissimo tempo e riaprire definitivamente quella che non era una strada e che invece diventerà strada a tutti gli effetti dopo questi interventi molto coraggiosi che abbiamo fatto assieme al comune di Villaricca. Tengo a presente che il comune di Calvizzano è commissariato e Qualiano è uno dei pochissimi comuni che da 5 anni ha mantenuto la propria amministrazione, facendo riferimento al comune di Quarto che è stato più volte commissariato, il comune di Pozzuoli, il comune di Marano, il comune di Giugliano che hanno perso i loro sindaci. Restare sul fronte con queste difficoltà veramente non solo ci vuole coraggio, ma pure amore
per i propri cittadini. Adesso parliamo di un altro argomento, parliamo di scuole. Proprio la settimana scorsa è stata inaugurata una nuova ala dell'edificio Don Bosco con piena soddisfazione dei genitori dei piccoli alunni che erano costretti a frequentare in un altro plesso alcuni anni e poi ritornare alla vecchia scuola. È l'ultimo di innumerevoli interventi. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato le altre 6 grosse aule che abbiamo posto in adiacenza alla scuola Don Bosco e che rendono giustizia a una trasmigrazione di studenti che avveniva dopo il terzo anno, che dovevano ed erano costretti a spostarsi in un'altra scuola perché non c'erano aule a sufficienza. Abbiamo riportato tutti i bambini nella stessa scuola, abbiamo sottratto alle casse del comune un fitto inutile che era quello della struttura dove si dovevano spostare, abbiamo avuto innumerevoli finanziamenti nelle scuole, tengo a precisare circa 700.000 euro tra la scuola Verdi e la scuola Salvatore di Giacomo per la messa in sicurezza, abbiamo realizzato un campetto in erba sintetica, abbiamo realizzato gli ascensori che non erano presenti in queste scuole. Sindaco, abbiamo parlato di scuola elementare, passiamo adesso invece ai ragazzi più grandi, passiamo ai ragazzi delle scuole superiori. In riferimento all'apertura del liceo scientifico, il primo liceo della storia della nostra comunità. Non solo questo, negli anni passati abbiamo su Qualiano destinato un altro edificio di proprietà comunale, tale istituto Teresa Cacciapoti, a Ipia Marconi. Durante questi anni abbiamo ottenuto, sempre compulsando l'ente provincia, un finanziamento di 400.000 euro che l'ha messo in sicurezza e l'ha fatto diventare un'eccellenza del territorio. Quindi a Qualiano oggi possiamo contare da 0 istituti superiori al liceo scientifico, che è una succursale del Cartesio, all'Ipia Marconi e ancora più importante l'istituto alberghiere. A proposito dell'istituto alberghiere, ormai diverso tempo che se ne parla della realizzazione di questa scuola che permetterà ai ragazzi un minimo di futuro occupazionale, perché per le altre scelte della scuola è difficile trovare un'occupazione nell'immediato, mentre con un diploma di istituto alberghiero è molto più facile entrare nel mondo del lavoro. Quindi Qualiano quando potrà avere questa scuola? Io sono grato al presidente della provincia che in questi anni, dove abbiamo compulsato il finanziamento definitivo di questa quest'opera importantissima, un'opera di 8 milioni di euro, dopo tante peripezie è stata messa a gara. Circa 8 milioni di euro per un progetto fatto quando c'era l'allora sindaco Schiano e io assessore ai lavori pubblici, l'abbiamo spinta e la gara è in corso. Contiamo veramente in questi 4 mesi che ci avvicinano alle elezioni di porre la prima pietra. Io spero che veramente la gara è partita il 30 maggio scorso, quindi siamo già a diversi mesi di svolgimento delle attività della gara, che è una gara importantissima da 8 milioni di euro, probabilmente il più grosso che si realizzerà in Campania, e Qualiano avrà il suo istituto alberghiero che consentirà non solo ai cittadini di Qualiano che fanno questa scuola di non allontanarsi dal territorio, ma anche di creare una serie di attività che sono attività contigue a quelle dell'istituto alberghiero e che darà possibilità anche di lavoro ai nostri giovani, perché il settore del turismo è l'unico che ancora probabilmente tira nella nostra regione e nell'Italia stessa. Sindaco, la nascita di questo istituto alberghiero porterà tantissima gente, soprattutto ragazzi, ma non soltanto, a Qualiano, quindi ne trarrà giovamento l'attività commerciale di tutta la cittadina. Ci saranno 1.000 studenti che raggiungeranno Qualiano tutti i giorni e l'indotto di 1.000 studenti è un indotto importante che spero che aiuti il commercio che sta in grosse difficoltà. È di poche ore stamattina la sentenza del TAR che convalida la gara che abbiamo fatto sui parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale che fortemente erano richiesti dai commercianti. Qualiano spero che ritrovi
quella serenità dal punto di vista del commercio attraverso questi due grossi interventi, l'istituto alberghiero e l'attivazione della sosta a pagamento. La sosta a pagamento che, il cui contratto verrà firmato fra pochi giorni e che sarebbe stato firmato già diversi mesi fa se non si fosse avuto un ricorso che oggi ha trovato una sentenza definitiva. Quindi tra i tanti obiettivi raggiunti c'era anche quello della sosta a pagamento che abbiamo completato. Sindaco, abbiamo parlato dei ragazzi, della cultura, della possibilità che hanno i giovani di Qualiane non solo di poter frequentare questo istituto alberghiero, però i giovani vogliono anche fare sport. Parliamo del campo sportivo. Il campo sportivo è un'altra opera realizzata da questa amministrazione. Abbiamo recuperato un finanziamento che ormai datava 10 anni, l'abbiamo rimesso in campo. Abbiamo un campo in erba sintetica di ultima generazione che è probabilmente il più bello delle nostre zone, che ha una pista di atletica che è contigua al campo sportivo e che ha ultimamente ha visto la realizzazione anche delle tribune che consentiranno fra pochi giorni anche la possibilità ai nostri cittadini di guardare seduti le partite che tutti i giorni si svolgono sul campo. Sindaco, ormai dicevamo all'inizio, il 26 e il 27 maggio si andrà a votare per eleggere il nuovo sindaco, la nuova amministrazione, quindi mancano pochissimi mesi. Cosa pensa di poter realizzare in questi pochi mesi che mancano alle elezioni? Sicuramente degli obiettivi fondamentali che erano presenti nel nostro programma elettorale. I conti si tirano alla fine. Noi abbiamo dimostrato delle cose, abbiamo avversari che vanno tenuti in considerazione che da oggi non hanno dimostrato ancora nulla. Principalmente il PUC, Piano Urbano Comunale, lo attendiamo da 70 anni. Io sono convinto che riusciremo a portarlo in giunta in tempo utile per studiare a quale anno uno strumento di pianificazione importante per il rilancio della nostra cittadina. La prima posa, così come detto, della pietra per l'istituto, la prima pietra dell'istituto alberghiero, la sosta a pagamento, tra pochi giorni firmeremo il contratto, l'avremmo già firmato se non ci fosse stato appunto il ricorso. L'attivazione, quindi spero pure la prima pietra per l'isola della legalità, un'isola ecologica importantissima. Fatto questo, veramente, dopo aver rimesso in piedi un comune sull'orlo del dissesto finanziario, solo il coraggio e la determinazione di questo sindaco e di parte dell'amministrazione ha consentito di resistere alle aggressioni continue, perché, vi ripeto, durante questi anni sono venute alla luce una serie di debiti paurosi che abbiamo avuto 5 volte pignoramenti delle casse comunali, non ci siamo persi d'anima, abbiamo cercato di assicurare anche attraverso progetti come quelli delle adozioni delle aiuole pubbliche, che quindi pure con l'aiuto dei cittadini, qualora ci siamo inventati l'adozione di tutte le aiuole pubbliche per tenere in ordine un po' il nostro territorio, continuiamo con questo coraggio, ci rendiconteremo di fronte ai cittadini, faremo un'operazione verità di tutto quello che è stato fatto. Il mio comitato elettorale, che sarà aperto fra pochissime ore, conterrà un mega schermo dove tutti i cittadini potranno avere contezza del lavoro svolto. Molto spesso, diciamo, ci si chiede cosa si poteva fare di più e qual era il coraggio che è mancato. Ma più che chiedere cosa poteva fare di più, io invece le chiederei cosa la spinge a voler fare il sindaco così come lei ha detto prima col suo impegno che mette. Sicuramente quello di non far ritornare Qualiano nel buio dove l'abbiamo trovato, e sicuramente la passione che abbiamo per il nostro territorio, perché vogliamo che i nostri figli, dopo questi primi 5 anni di grande contenimento e di risultati che noi possiamo porre all'attenzione dei cittadini, oggi purtroppo il cittadino è molto preso dai suoi problemi
innumerevoli problemi, quindi tende un poco a criticare la politica, ma la politica si può fare anche in modo serio. Questo è un comune onesto che non ha avuto a che fare con la giustizia, con commissioni di accesso o altro, è un comune che praticamente tiene i conti in ordine, che ha rispettato il patto di stabilità, così come i comuni virtuosi per tutti gli anni, ha pagato tutto quello che c'era da pagare. Stamattina ho dovuto transare un debito con l'ENI, acqua risalente e canoni idrici non pagati dell'idropotabile dal 2003 al 2007. Ormai ci vuole coraggio a fare il sindaco, non solo ci vuole coraggio, ma ci vuole la consapevolezza di essere persone per bene, persone oneste e quindi di mettersi con grande serenità a confronto con i cittadini, cosa che ho fatto durante questi anni. Il coraggio non mi è mancato, l'unico coraggio che non ho avuto è stato quello là di aumentare le tasse ai miei cittadini nel momento in cui veramente non si avevano i soldi neanche per pagare una bolletta della luce delle scuole. Abbiamo resistito e questo lavoro certamente non lo concederò a nessuno perché sono consapevole di aver fatto un lavoro onesto, serio e che ha rimesso il comune di Qualiano in marcia verso risultati più prestigiosi. Bene, adesso siamo al termine di questa prima trasmissione autogestita da parte del attuale sindaco Salvatore Onofre di Qualiano e prossimo candidato a sindaco per le elezioni del 26 e 27 maggio. A presto per qualche altro approfondimento con il candidato a sindaco Salvatore Onofre. Buonasera a tutti. Buonasera.